Esperienze di innovazione a confronto a Bari con esperti giunti da 8 paesi esteri che da questa mattina partecipano alla conferenza di lancio del progetto Talia, di cui la Regione Puglia è leader partner, finanziato dal programma interregionale MED. Obiettivo del progetto è quello di sperimentare un modello mediterraneo di innovazione in grado di valorizzare le politiche e le pratiche regionali di specializzazione intelligente e trasmetterlo ai vari territori interessati, creando così una comunità europea sui temi dell'innovazione sociale e della creatività. Il nostro progetto mette insieme le regioni del Mediterraneo, di cui noi siamo capofila, proprio per fare networking, per avere un dialogo, per valorizzare meglio questo grande patrimonio che è nel Mediterraneo e al contempo per generare attraverso la creatività e attraverso l'innovazione nuove forme di investimenti che servano a far diventare il Mediterraneo stesso attrazione di nuovo del mondo. Per fare questo il progetto Talia si propone di raccogliere i risultati di 6 progetti per promuovere la creatività e l'innovazione sociale, con l'obiettivo di facilitarne il trasferimento ad altre comunità e garantirne la diffusione territoriale. Si tratta di iniziative tematiche dedicate rispettivamente a sharing economy, cross fertilization, co-working, creatività nel tessile e abbigliamento, innovazione negli appalti pubblici, industria culturale e creativa. In Puglia, grazie alla strategia Smart Puglia 2020, la Regione ha dato vita in questi anni a significative esperienze pilota, come gli Apulian ICT Living Labs, basate su Open Data, innovazione sociale e creatività. La Regione Puglia vuole proprio agevolare questo momento di incontro tra le regioni. Ci sarà una roadmap che vedrà le presenze di creativi e di innovatori in tutte le regioni coinvolte nel progetto. Allora la Regione Puglia sostiene questi momenti di incontro proprio per sviluppare progetti innovativi e idee innovative nell'ambito di campi che sono rilevantissimi, che vanno dall'agroalimentare fino ad arrivare al turismo, alla cultura, ad arrivare alla manifattura sostenibile.